Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6, edizione della sera. La notizia è appena giunta, a differenza di quanto si temeva in un primo momento, l'Abruzzo da domenica sarà zona gialla dopo 2 settimane di zona arancione. Lo ha stabilito la cabina di regia ministeriale. L'Abruzzo torna a zona gialla, lo ha deciso la cabina di regia ministeriale. Ora il ministro Speranza dovrà confermare il livello basso di restrizioni con l'ordinanza in vigore da domenica prossima. Nella nostra regione attualmente l'indice RT si attesta attorno allo 0,81 e considerati gli altri parametri si è così deciso che ci sono gli estremi per la zona gialla. Questo dopo 2 settimane di zona arancione che era scaturita dall'ordinanza del 17 gennaio scorso. Intanto quest'oggi sono 343 nuovi casi di Covid in Abruzzo. Sale il tasso di positività al 6,4% dei 5.353 test processati nelle ultime ore, di cui 3.848 molecolari e 1.505 antigenici. Il più anziano tra i recentemente contagiati ha 95 anni, il più piccolo 5 mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.453, di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Teramo. Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono invece 332. Attualmente in Abruzzo sono 10.068 i positivi accertati, più 2 rispetto a ieri, considerando anche il numero dei guariti e dei deceduti. 389 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40 con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.639, più 12 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. E mentre il numero dei positivi è in graduale crescita, sono le scuole in Abruzzo a rappresentare uno dei principali problemi in questa fase della pandemia. Oltre 130 in tutta la regione le classi finite in quarantena, per un totale di alcune migliaia di persone tra studenti, docenti e collaboratori. Le ASL parlano infatti di recrudescenza dei contagi e in alcuni casi di vera e propria emergenza. La situazione più critica si registra a Pescara e in provincia. Solo nel capoluogo adriatico infatti sono più di 60 per un totale di oltre 1.200 persone, le classi finite in isolamento fiduciario. Si registrano casi di Covid-19 e le classi in quarantena sono in 8 istituti comprensivi su 10. A questi numeri si aggiungono quelli delle scuole superiori, dove pur ci sono casi di positività tra alunni e docenti, e quelli degli istituti delle altre località della provincia. Numeri elevati anche nel Chietino, altro territorio in cui il virus sta circolando rapidamente. Sono almeno 45, secondo le stime dell'ASL, le classi delle scuole di ogni ordine e grado al momento in quarantena. Il fenomeno riguarda in modo trasversale tutto il territorio, da Chieti al resto della provincia, dalla costa alle aree interne, dai paesi più piccoli ai centri più grandi. Nell'Aquilano sono 21 al momento le classi in quarantena, 6 tra il capoluogo e le aree limitrofe e 7 nella Marsica e 8 nella Valle Peligna. A Sulmona infatti preoccupa la situazione del comprensivo lombardo Radice Ovidio, circa 25 casi accertati tra studenti e docenti. La scuola è rimasta chiusa fino ad oggi in base ad un'ordinanza del sindaco che potrebbe essere prorogata anche per i prossimi giorni. La situazione sembra più tranquilla invece nel Teramano, qui la ASL aveva diramato un'apposita circolare con indicazioni ben precise sulla gestione dei positivi e dei sospetti positivi, misure il cui punto cardine è la sinergia tra i diversi enti coinvolti. La Regione Abruzzo, tra l'altro, nell'atto in cui impartisce le indicazioni per la definizione di caso e la gestione di alunni e operatori scolastici con sospetta e accertata infezione, si è ispirata proprio al modello Teramano. E adesso andiamo avanti con la cronaca, perché anche oggi sono proseguite, nonostante le condizioni meteo non ottimali, le ricerche dei 4 dispersi di cui ancora non c'è traccia. Solo una breve pausa nel tempo prevista per domani mattina potrebbe aiutare i soccorsi
alla ricerca dei quattro avezzanesi dispersi da giorni, pausa che permetterebbe di portare in quota sia del nuovo personale sia una battipista scavatore via elicottero da Ovindoli per aiutare a rimuovere la neve. Si tratta, emerso nella conferenza stampa di oggi al campo base di Massa d'Albe, di una valanga dentro un fronte di neve profondo anche 9 metri, lungo 2 km e largo mediamente almeno 100 metri. Per questo sta arrivando anche dell'attrezzatura elettronica dalla Valle d'Aosta che scandagli profondità nevosa alla ricerca di oggetti metallici, ma a preoccupare i soccorritori anche l'incertezza sull'effettivo luogo dove potrebbero essere finiti Tonino Durante di 60 anni, Gianmauro Frabotta di 33 anni, Gianmarco Denni di 26 anni e Valeria Mella 25enne. Il ritrovamento dell'auto dei quattro vicino al rifugio più avanti dell'inizio della valle non dà nessuna certezza sul percorso effettuato dai dispersi, sono state trovate delle tracce e bonificate altre zone limitrofe, ma non è stato ancora trovato nulla. Nei prossimi giorni non è previsto un meteo favorevole, se dovesse nevicare i soccorsi subirebbero una battuta d'arresto. Cambiamo argomento. In provincia di Teramo, grazie al progetto Spazio Lavoro Futuro, la Regione Abruzzo garantirà la formazione e il reinserimento occupazionale di 100 soggetti svantaggiati. Si tratta per la maggior parte di lavoratori e lavoratrici di 50 anni, espulsi dal mondo del lavoro e con ottimi titoli di studio. Tania Bonici Castelli. 100 teramani espulsi dal mondo del lavoro saranno formati e reinseriti in attività lavorative entro la fine del 2021. Parliamo del progetto Spazio Lavoro Futuro, risultato tra i vincitori dell'avviso pubblico Agora Abruzzo Spazio Incluso, promosso dalla Regione per favorire la crescita e l'occupazione dei soggetti svantaggiati. In provincia di Teramo hanno aderito 26 partner pubblici e privati, capofila la comunità montana Gran Sasso. Il bando prevede anche per il potenziamento di quelle che sono le proprie attività e competenze anche un voucher formativo che i beneficiari possono sfruttare e che poi li può reinserire all'interno di un progetto che vede il coinvolgimento di tanti ECAD e tanti soggetti pubblici e privati. Il progetto Spazio Lavoro Futuro è stato avviato nel marzo 2020, sono arrivate 283 domande, selezionate 100. I richiedenti sono in maggior parte lavoratori e lavoratrici di circa 50 anni senza più un'occupazione e molti di loro posseggono titoli di studio universitari. Gli utenti quindi avranno la possibilità di iniziare un percorso anche lavorativo e questo sarebbe comunque rappresenta il cuore del progetto, cioè quello di recuperare delle famiglie, delle persone che sono in un grave disagio e inserirle in un contesto lavorativo. Dello stesso tempo questo permette l'accrescimento territoriale del centro che è oggetto del progetto. I 100 soggetti svantaggiati selezionati otterranno un voucher di 1.500 euro per la formazione, oltre ad 800 euro mensili per la durata del tirocinio. Perché nasce questo progetto? Il progetto nasce perché vogliamo ridurre il disagio sociale di quelle persone più fragili e svantaggiate. Con questo progetto li andiamo a formare, a orientare e permettere a loro di avere un'inclusione lavorativa e sociale. Questo diciamo è l'obiettivo principale, però dopo ci sono tante altre iniziative all'interno di questo progetto che vale circa 3 milioni di euro. Inizialmente erano stati finanziati 4 progetti, io ho voluto che si finanziasse tutte e 7, siamo usciti a questo obiettivo, è un primo passo importante per tanta gente che ha bisogno, soprattutto in questo momento difficile che stiamo attraversando con la pandemia. Quindi a questo si aggiungeranno tante altre iniziative di inclusione sociale per le persone più deboli con la nuova programmazione dell'FSE 2021-2027. Torniamo ora a occuparci della discarica più grande d'Europa, il WWF Legambiente, sul mancato avvio della bonifica di Bussi. Chiedono risposte certe e presentano anche un esposto alla procura. Paolo Renzetti. Noi non entriamo nel profilo amministrativo perché non spetta a noi. Noi chiediamo in questo caso alla magistratura, come ha fatto in passato meritoriamente, di riprendere il boccino in mano della situazione e di ridare le carte per un intervento, questa volta evidentemente risolutivo. WWF e Legambiente Abruzzo presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Pescara per fermare l'inquinamento del sito di Bussi e far partire al più presto la bonifica sostenendo
dicendo che ormai non si può più perdere tempo. Gli ultimi dati dell'ARTA fanno capire che la situazione di bussi è ancora molto grave, molto pericolosa. Ci sono dati di sostanze cancerogene addirittura nell'aria e negli alberi. Esacloretano, cloruro di vinile, che è una sostanza volatile che è stata ritrovata appunto negli alberi intorno alle discariche 2A 2B. Gli abruzzesi non possono aspettare più. La vicenda di bussi risale al 2007 con il primo sequestro delle discariche, ma si conosce il sito già dagli anni 70. È arrivato il momento di intervenire perché l'unica strada possibile è la bonifica. I soldi ci sono, il ministro Costa quando è venuto qui in Abruzzo lo ha ribadito. La bonifica dovrebbe farla chi inquina, ma siamo incartati con suoni di ricorsi. Non possiamo permetterci questa discussione su carta bollata mentre là ci sono due discariche che continuano ad inquinare. Quindi è una sollecitazione diretta, veloce, a far sì che si intervenga rapidamente, anche perché ci sono state delle sentenze, si è già pronunciato il TAR in quella direzione. Avevamo manifestato con forza l'idea che questo ricorso si fermasse lì e si potesse finalmente andare incontro alla bonifica di quel territorio per la salute dei cittadini. I rappresentanti delle due associazioni hanno spiegato la natura del provvedimento illustrato dal legale Tommaso Navarra. Noi essenzialmente le chiediamo, peraltro all'esito di 15 anni di interesse concreto e diretto, che l'aria venga finalmente bonificata con la sottrazione del materiale che vi è. Non è questione di chiusura, di fare un capping più o meno funzionante, anzi questi giorni vediamo che non è funzionante. Quindi se necessario, nuovo sequestro dell'aria e affidamento per l'allontanamento, costi quel che costi. I consiglieri comunali di centrosinistra a Pescara hanno denunciato oggi la persistenza di problemi idrici con disagi per i cittadini. Ascoltiamo. Conferenza stampa in piazza con alcuni residenti qui del quartiere di Piazza San Giuseppe per denunciare problematiche relative all'erogazione dell'acqua potabile in questa zona di Pescara. Ci sono diversi problemi, questa è la denuncia dei cittadini. Sì, più che altro c'è anche tanta preoccupazione perché nonostante siamo nel pieno inverno e un inverno molto nevoso, comunque, quindi a differenza della scorsa estate quando in realtà c'era la siccità, ciò nonostante appunto siamo in questa situazione in cui nelle case di molte vie di questa zona, quindi di tutta la zona ospedale, continua a mancare l'acqua e quando c'è la pressione è molto molto bassa. C'è preoccupazione perché tutto ciò avviene nel silenzio chiaramente del comune, nel silenzio dell'ACA e quindi i cittadini si chiedono cosa dovranno aspettarsi quest'estate quando probabilmente la situazione potrebbe essere peggiore. Quindi è necessario un intervento subito di chiarezza su quello che sta avvenendo perché le montagne appunto sono piene di neve e quindi occorre capire che cosa effettivamente sta succedendo e soprattutto quali interventi di miglioramento sono in programma la parte del comune e dell'ACA o per alleviare questo grande disagio, perché sono migliaia di famiglie che non riescono più a programmare né una doccia né una lavastoviglie e soprattutto c'è anche il riscaldamento che quando dipende dall'acqua chiaramente non funziona. Cittadini che lamentano anche il pagamento delle bollette nonostante i disagi. È chiaro che poi il pagamento non viene sospeso mentre l'acqua sì, questo è un problema e chiediamo che dopo mesi, mesi e mesi il comune batta un colpo e dica che cosa sta succedendo e quali strumenti ha in mente per alleviare questa situazione. La polizia locale di Montesilvano ha donato alla Caritas parrocchiale 14 quintali di derrate alimentari raccolte queste durante la 21esima edizione della Befana del Vigile. 14 quintali di derrate alimentari, un quintale di prodotti per la pulizia della persona e questo è il regalo che la Polizia Municipale fa alla Caritas di Montesilvano. Non tanto la Polizia Municipale, quanto i cittadini di Montesilvano che sono stati in questo caso molto molto generosi. Abbiamo superato ogni aspettativa e abbiamo fatto forse in tutti gli anni che ci siamo impegnati in questa raccolta l'anno migliore quest'estate e soprattutto siamo contenti che questa è una beneficenza a chilometro zero, ossia la gente di Montesilvano ha donato ai poveri di Montesilvano. Questa è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente e quindi ti fa capire che fare un sacrificio, stare lì al freddo
a raccogliere questi fondi, comunque quando i frutti sono questi è veramente veramente importante. Sì, mi piace sottolineare quanto ancora una volta appunto la nostra città abbia risposto a un appello, l'appello lanciato come ogni come tradizione, ogni Befana, da parte della nostra polizia locale, che ha attrezzato una raccolta di derrate alimentari davanti a un'attività commerciale del territorio, e tanti sono stati i cittadini che hanno risposto appunto all'appello e hanno manifestando ancora una volta una grande sensibilità e una grande solidarietà, valori che in questo periodo più che mai sono importanti. Sono felice che i destinatari poi tramite la parrocchia di Sant'Antonio, la Caritas parrocchiale, potranno vivere ecco, qualche momento diverso tra quelli che purtroppo questa pandemia li sta costringendo a vivere. Apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale con una notizia che trascende il campo di gioco. Per la prima volta dalla esplosione della pandemia, il Covid colpisce il Pescara Calcio. Nel pomeriggio la società ha annunciato la positività di un suo tesserato. Il giocatore è stato già posto in isolamento e ovviamente non sarà disponibile per la partita di domenica col Chievo. Lo scorso 12 ottobre anche il difensore Raul Bellanova aveva subito la medesima diagnosi, ma in quel momento il giocatore era in ritiro con la nazionale Under 21. Aveva poi trascorso l'isolamento a casa ed era rientrato nel gruppo biancazzurro dopo la negativizzazione dichiarata il 25 ottobre. E continuiamo a parlare di Pescara a proposito del prossimo match. Il campo del Verona, che aveva condannato alla retrocessione sul campo, sarà lo stesso dal quale ripartire per un girone di ritorno che il Pescara dovrà interpretare sicuramente con un altro ritmo per evitare la Serie C. Odgaard verso una maglia da titolare, visti l'assenza certa di Galano e quella probabile di Seter. Sul fronte mercato il Pescara resta vigile, sul fronte centravanti diversi sono gli attaccanti che non hanno ancora trovato sistemazione. Andrea Costantini. Domenica il Pescara tornerà al Bentegodi di Verona. L'ultima volta lo scorso 31 luglio, quando il Delfino ha toccato il fondo dell'era Sebastiani. Il gol partita di Garritano nel finale condannava il Pescara ai play-out. In realtà alla retrocessione in Serie C, non fosse stato per la penalizzazione del Trapani, confermata poi pochi giorni dopo dalla sentenza di rigetto del Collegio di Garanzia del CONI. Negli occhi di tanti sportivi biancazzurri l'immagine di una bandiera come Giorgio Repetto, andatura ciondolante e sguardo fisso nel vuoto. Momenti duri da un punto di vista sportivo. Il Pescara poi l'ha sfangata nel doppio spareggio col Perugia, e alla luce di una salvezza che sapeva di liberazione e ripartenza, era difficile immaginare che il Delfino tornasse al Bentegodi con una situazione di classifica, per quanto ancora rimediabile, comunque peggiore. Proprio da Verona parte un girone di ritorno che il Pescara dovrà giocare a un ritmo importante se vorrà salvarsi. Serviranno dai 26 ai 30 punti a seconda di una soglia salvezza che nelle ultime due stagioni è oscillata dai 46 dello scorso campionato ai 39 del 2019, ma con due partite in meno. Roberto Breda spera di recuperare, almeno per la panchina, Damir Seter, fino a ieri a riposo per un problema alla caviglia. Il tecnico biancazzurro continua a lavorare al cambio di modulo e domenica potrebbe giocare con il 4-3-2-1, gettando nella mischia Odgaard dal primo minuto, supportato da Maestro e Macin, con Valdifiori, Omeonga e Busellato trio mediano, Bocchetti e Sorensen al centro della difesa, out Galano, Asensio pronto dalla panchina non avendo ancora i 90 minuti. Sul fronte mercato sono destinati alla permanenza Mirko Valdifiori e Fabio Maestro. Su quest'ultimo c'era stato il pressing del Venezia, cui il Pescara ha resistito. Verso la permanenza anche Busellato. Al momento l'uscita più probabile sembra quella di Luca Crecco, destinazione Cosenza. La dirigenza biancazzurra si libererebbe volentieri anche di Riccardi e Capone. Sul giocatore di proprietà della Roma non vi sono grosse avvisaglie, mentre l'Atalanta potrebbe riprendere Capone per girarlo in C alla Juventus Under 23. Sul fronte delle entrate, a centrocampo, Tabanelli è conteso da Spalle e Crotone. Difficile pensare ad altri innesti dopo l'arrivo di Rigoni. Per l'attacco il Delfino resta vigile e spera di poter piazzare un colpo a sensazione nelle ultime pazze ore di mercato. Gabriele Moncini e Pietro Iemmello del Benevento e Fabio Ceravolo della Cremonese al momento
momento non hanno ancora trovato sistemazione e restano profili che fanno gola anche al Pescara. Dal canto suo, il Chievo, dopo la vittoria di mercoledì nel recupero col Cittadella, ha chiuso il girone di andata sì al sesto posto, ma a soli 2 punti dal secondo, e anche il tecnico Aglietti si aspetta qualcosa dal mercato. Il gruppo che ha a disposizione dovrà chiaramente essere un po' sfoltito, perché siamo in tanti. E mi auguro poi, anche vista un po' la nostra posizione di classifica e quello che abbiamo fatto, che magari si possa riuscire anche a rinforzare la squadra, non numericamente, perché numericamente sinceramente non ne abbiamo bisogno, perché comunque siamo tanti. Chiaro è che se riuscissimo a piazzare magari un paio di colpi di livello per alzare la qualità della rosa, credo che ben venga. Tra campionati di A e B e Coppa Italia, il Pescara perde al Bentegodi con il Chievo da 4 partite consecutive. Negli 11 precedenti in terra scaligera, 5 le vittorie clivensi, 4 i pareggi, 2 le vittorie biancazzurre, entrambe per 0-2 nel 98, firme di Gelsi ed Esposito, e nel 2000, doppietta di Palmieri. Serie C, dopo Piacentini, un nuovo caso nel Teramo a distanza di un mese e mezzo. Per scelta della società, il difensore Salim Diakité è fuori lista e non sarà disponibile per l'anticipo di domani alle 15 al Bonolis contro il Bari. Assenti anche Lasic, Minelli, Berligea, Di Matteo e lo squalificato Viero. Il tecnico Paci confermerà il 4-3-3 con il debuttante Davide Vitturini terzino e Costa Ferreira nel tridente d'attacco. Mungo confermato a centrocampo. Ascoltiamo l'allenatore. Diakité per questa gara non sarà disponibile per una scelta societaria e quindi noi come squadra dovremo adattarci a questa nuova situazione. Diakité per noi è un giocatore importante, questo è indubbio. No, Costa Ferreira cercherò domani di rimetterlo davanti, perché per noi nella fase offensiva è importante averlo avanti. Adesso è arrivato Vitturini che ci può dare una buona mano. Queste sono situazioni che io come allenatore devo saper gestire. Io credo che l'allenatore bravo sia quello che è bravo a gestire queste situazioni, non tanto far la formazione, ma riuscire a mantenere un ambiente all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo, altamente concentrato, altamente competitivo. È lì la mia più grande sfida, perché poi la fase tattica, secondo me, tutti gli allenatori sono bravi, tanti allenatori sono bravi. La gestione di queste situazioni è un po' più problematica. Cerco di fare il mio massimo per mantenere, no, all'interno della squadra un ambiente senza nessuna lamentela. I ragazzi a volte neanche se ne rendono conto che queste cose possono destabilizzare, e all'interno dello spogliatoio si inizia a parlare di altro. Invece noi dobbiamo essere bravi a mantenere un ambiente ovattato, un ambiente in cui nessun tipo di lamentela possa intaccarci, insomma compattarci noi, perché poi quando l'arbitro fischia dobbiamo essere pronti. Ma il modulo ha portato dei benefici, ha portato una fluidità del gioco, e quindi andremo avanti con quel modulo, anche se poi anche in settimana abbiamo riprovato il 4-2-3-1, ma in fase di partita magari si può cambiare, questo non lo so. Però è un modulo che ha funzionato perché c'è più equilibrio adesso in campo, e quindi andiamo avanti così. Però, ripeto, la differenza poi la fa la mentalità e non è il modulo. Il Mungo sarà confermato, e a Vitturini si è allenato sempre, sta bene. Certo, dal punto di vista tattico non credo che sia preparatissimo, perché poi noi con la linea dei 4 difensori lavoriamo molto su degli automatismi, però bisogna fare un sacrificio, perché non è che abbiamo grandi alternative. E noi ultimamente stiamo giocando con tanti giovani in campo e non possiamo pretendere sempre e comunque che dobbiamo vincere per forza. È vero che stiamo vivendo un momento in cui non arrivano le vittorie, ma ci lavoriamo perché vogliamo tornare ad aggiustare le cose, questo è indubbio, tutti siamo un po' dispiaciuti, però poi ci sono le situazioni che vanno valutate, e complessivamente secondo me ai ragazzi non possiamo rimproverare veramente poco, pochissimo. E nel Bari saranno assenti Andreoni ed Ursi, mentre partiranno dalla panchina il recuperato Celiento e soprattutto il neoacquisto ed ex della partita Pietro Cianci. Del nuovo attaccante del Teramo e anche del potenziale obiettivo di mercato di Diakité ha parlato nella conferenza prepartita il tecnico barese Gaetano Auteri. Ascoltiamolo. Ma al di là di Cianci, che voglio dire è un calciatore importante che abbiamo scelto, e poi cosa non trascurabile di Bari,
non lo carichiamo di pressioni eccessive, perché poi lo sai bene, quando si sta nel contesto, nel territorio, in questo territorio che dal punto di vista calcistico ha una passione enorme, lasciamolo tranquillo il ragazzo, è venuto fortemente motivato, dico fuori, soprattutto fuori dal campo, non lo carichiamo di eccessive responsabilità, è un giocatore importante che abbiamo scelto, un giocatore forte, un giocatore che è pronto, anche se l'ho visto soltanto ieri pomeriggio, perché poi è un giocatore che ha giocato sempre e quindi è in una condizione buona, vedremo, fa parte del contesto, non mi piace, lo sapete, non mi piace tanto parlare dei singoli, ma poi soprattutto caricare dei giocatori di responsabilità eccessive, noi dobbiamo essere sempre un gruppo e Cianci, che lo abbiamo scelto con enorme piacere, farà parte di questo contesto importante. La gara di andata è passata, obiettivamente avremmo meritato molto di più di quello che poi è stato il risultato in campo, siamo stati costretti a inseguire. Già allora io li conoscevo, so che hanno un organico importante, infatti lo hanno dimostrato, anche se secondo me rispetto al potenziale che hanno qualche punto in meno. È una squadra forte, poi dopo se la paragoniamo a chi sta davanti in questo momento alla Ternana, che ha fatto gol a tutti, ma è una squadra forte, è un bel banco di prova, un bel test, è una squadra che gioca, squadra organizzata, una squadra che ha valori individuali, una squadra che a me piace, ma non da adesso, l'avevo già detto all'inizio del campionato, che era una squadra consistente, fra le migliori di questo campionato, un bel banco di prova, ma noi stiamo bene anche noi. Yekite per me è un giocatore forte, non di questa categoria, in relazione soprattutto all'età, per un giocatore che ha le potenzialità per fare categorie superiori, e quindi poi del Teramo concordo con quello che ha detto lei, ripeto, per me non è una sorpresa, squadra forte, consistente. E ora rapidamente ci occupiamo di calcio a 5 e volley. Per quanto riguarda il calcio a 5, pausa nel torneo di A maschile per l'impegno della nazionale di Bellarte, che nelle qualificazioni per gli europei 2022 in Olanda ieri ha esordito vincendo nel Montenegro per 3-0. Gli azzurri torneranno in campo alle 15 di martedì 2 febbraio a Prato contro la Finlandia. Ferma dunque la in A2, invece a riposo la Tombesi Ortona, in B domani alle 16 la Real Dem giocherà a Campobasso contro lo Chaminade, in A femminile domenica alle 17 in programma Granzette Rovigo Montesilvano, in A2 derby alle 16 tra Francavilla e Orione Avezzano, mentre il Florida Pescara alla stessa ora sarà impegnato sul campo del Santa Maria Nuova. E per quanto riguarda la pallavolo, in A2 maschile domenica alle 18 la Siega Ortona disputerà il recupero di Castellana Grotte, la A3 dove è impegnato l'Abba Pineto osserverà un turno di stop. In B maschile l'Alba Adriatica alle 19.30 di domani ospiterà l'Ancona, mentre il Paglieta riposerà. In B1 femminile esordio a Nocciano delle Connetti Chieti domani alle 17 contro il Sant'Elia, rinviata invece la gara tra Altino e Cisterna. In B2 infine domani in arrivo il derby alle 18 a Manoppello Scalo tra Arabona e Impianti Futura Teramo, mentre in Gada Pescara 3 sempre domani alle 19 se la vedrà in trasferta col Pagliare. Cambiamo argomento, ci occupiamo di motori. Per il secondo anno consecutivo l'abruzzese Stefano Nepa si appresta a partecipare al mondiale di Moto3. Il 19enne di Giulianova è stato anche premiato questa mattina dalla regione. Vediamo. Tutto pronto per la partecipazione per il secondo anno al Moto3, Stefano Nepa, una bella stagione, quella che tutti si augurano, ovviamente tu in primis. Vogliamo parlare di questo campionato che ti aspetta da qui a qualche settimana? Sì, tra poco si riparte finalmente, e a febbraio adesso inizierò con gli allenamenti e a marzo ripartiremo dal Qatar e niente, dai, siamo pronti. Un campionato mondiale, e quali sono i tuoi obiettivi per la nuova stagione?
Sì. Ah, l'obiettivo è sempre lo stesso, dare il massimo sempre e vincere, ecco, cercare di arrivare sul gradino più alto del podio. La squadra, quest'anno correranno con una nuova squadra, e loro sono carichi e anch'io, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Il sogno nel cassetto di Stefano Nepa invece qual è per il futuro? Beh, il sogno è sempre lo stesso, arrivare in MotoGP e vincere un mondiale, ecco, poi cercare di vincerne altri, però il sogno è quello, arrivare in MotoGP. Sei già un punto di riferimento per quanto riguarda la nostra regione, sei stato anche ricevuto e premiato dal presidente Marsiglio e dall'assessore allo sport Liris. Sì, questa mattina sono stato nel Palazzo della Regione Abruzzo e ho conosciuto l'assessore Liris e il presidente Marsiglio, è stato un bellissimo incontro e niente, sono orgogliosissimo di portare il nome dell'Abruzzo nel mondo. Come è nata la passione per il motociclismo? Io ho iniziato a 3 anni con il minicross, è una passione che mi ha trasmesso un po' mio padre, lui correva con il motocross, ha fatto anche velocità, poi ha fatto anche bici, è un po' una passione di famiglia. E poi ecco, a 8 anni, fino a 6-7 anni è stato sempre un divertimento, poi a 8 anni ho iniziato con le gare e adesso sono arrivato nel mondiale e sta andando, diciamo, quasi tutto bene, ecco. E col motociclismo termina questa edizione del TG6, tutti quanti i servizi sono su YouTube e sul sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.